Beppe, peccato non è servito il tuo gol oggi. Sì, peccato per la mia squadra, perché non abbiamo fatto i punti, che era molto importante per dare continuità a quelle che possiamo fare. Però ci sono pure gli errori degli arbitri, perché mi hanno detto che il secondo gol c'era fallo su Rafa Márquez. Però andiamo avanti, pensiamo alla prossima partita. Senti, come mai nel secondo tempo non abbiamo visto il Verona del primo tempo? Cioè il primo tempo eravate belli, eravate corti, andavate sotto i palloni, avevate anche un grande atteggiamento. Nel secondo tempo qualcosa si è pagato da questo punto di vista? Secondo me anche io l'ho visto che eravamo un po' più dietro, poi sai, è difficile fare 70 metri di ripartire. Dobbiamo stare un po' più su, più compatti come eravamo in primo tempo. Però abbiamo visto che non abbiamo rischiato niente anche il secondo tempo, il Palermo non ha fatto niente di grave, hanno fatto un mezzo tiro in gol. Cosa ci è mancato per vincere la partita secondo te? Per vincere la partita ci è mancato un po' più cattiveria secondo me, eravamo più alti, più apprezzare più altri il Palermo. Ti hai preso una brutta botta, ti sei arrabbiato anche con l'arbitro, cioè spesso loro la passavano liscia su determinati interventi, il Verona invece no. Sì, l'abbiamo visto anche oggi che per la Verona sempre fanno i falli e non fischiano niente. Appena abbiamo toccato il loro, anche sul primo gol che abbiamo preso non c'era niente fallo e lui ha fischiato fallo. Però è così, gli arbitri sempre ci saranno e sempre non puoi cambiare niente appena lui fischiano. Sulla mia botta, se ti faccio vedere la caviglia è così e lui non ha visto niente. E però è così, ci sarà fino alla fine e noi pensiamo al nostro obiettivo e alla salvezza. Hai parlato con Jacopo, come sta Sala? Sì, non l'ha visto perché si è salito in pullman, allora lo chiedo, non l'ha visto. È un vero peccato, no? Al di là che quell'azione poteva essere pericolosa, ma Sala stava dando un grande contributo e sarebbe stato anche molto utile oggi per come si era messa la gara. No, più peccato per lui perché ha voglia di giocare, di stare bene, di aiutare la squadra. E non è facile dopo 6 mesi di continuare a giocare così, però spero che non è niente di grave. Ora Torino? Ora sì, c'è Torino e dobbiamo vincere, non c'è niente altro.